Andiamo a vedere sei post che hai pubblicato, ne abbiamo scelti, quelli più carini, e direi di partire dal primo. Gennaio 2021, quindi parliamo di un annetto fa. Sì. E stavi combinando? La vittoria della Supercoppa l'anno scorso. Ah, c'è da dire che era triste perché non c'era il pubblico e quindi mi hanno cercato insomma di animare un po' la festa in campo perché abbiamo vinto la Supercoppa e non è che vinci tutti gli anni la Supercoppa o tutti i giorni. E quindi mi hanno cercato di animare un po' la festa in campo. Senti, mi fai vedere un attimo la tua esultanza? Ecco, perché qualcuno si è divertito a replicarla in versione Simpson, marzo 2019. No, mi sono scassata, no, vabbè, bellissimo. C'è anche, come si chiama? Marge. Lisa dietro. Marge. Altro post, luglio 2018. Wow, mi abbronzata, molto emozionata e... No, era una girelli spensierata e sapeva quel giorno di aver esaudito un suo grandissimo sogno e mi ricordo molto bene quel giorno. Poi sono nata perché la notte prima non avevo dormito. No, non hai dormito? No. E a settembre del 2021 ti arriva un premio come capocannoniere per la stagione passata. Andiamo a vedere quest'altra foto, quest'altro post. Avevo ricevuto il primo capocannoniere. In realtà non so, era anche inaspettato perché non era la stagione che era stata interrotta per la pandemia. No, forse sì. Boh, non mi ricordo. Comunque c'è stato un anno che non sapevo di prendere il premio. Ok, forse era quello. Ah, Alex. è stato bello perché sapevamo che stavano facendo il corso. Però sapevamo anche che erano impegnati insomma durante la giornata e non potevano venire a vederci. Poi quel giorno lì invece il nostro prof che mi conosce a inizio allenamento ci hanno detto magari qualcuno arriva. Vabbè, noi facciamo allenamento, a un certo punto mi guardo e mi giro e sulla tribuna di Coverciano c'erano tutti i corsisti a vedere l'allenamento e c'era anche Alessandro. E quindi niente, ovviamente poi ne ho approfittato per... fare una foto e parlarci un attimino. Fino alla fine, crediamoci. Sì, questo è di Marti. Sì, la foto, questa foto è pazzesca, cioè proprio questa rappresenta il significato di unione. Lì, in quella mucchiata, ci sono anche i fisioterapisti, cioè il preparatore atletico, il secondo, il preparatore dei portieri. L'unico che è rimasto in panchina è il mister, mi sa, perché poi... Tutti erano lì sopra di me.